Bella raga, sto tornando. Allora, io sono Francesco Zini, come al solito. Mi raccomando, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina, che così vi arrivano tutti gli aggiornamenti e non vi perdete nessuno dei nuovi video, nemmeno quelli con queste intro copiate e senza senso. Allora, oggi cosa facciamo? Oggi andiamo di rifinitura di impianto elettrico. No, in realtà quello esistente noi lo tocchiamo? Assolutamente no. Assolutamente no. Perché purtroppo nessuno di noi è elettricista. Cominciamo a fare quasi questa versione a U senza fare incidenti e poi riparliamo. Adesso facciamo la gita fuori porta. La gita fuori porta in montagna. Magari, cacchio. Oh, siamo arrivati a destinazione. Un sacco di tempo che non veniva. Quanto compreremo? Ma lo stretto indispensabile come l'altra volta. Va bene. Abbiamo preso tutto il necessario. Adesso cosa facciamo? Adesso andiamo a fare velocemente colazione e poi si lavora. La colazione dei campioni? Averlo, fammi una colazione dei campioni. Sei un grande. Colazione dei campioni facendo prima un incidente. Benissimo. Facciamo un saltino all'esse lunga a prendere un pollo fritto. Magari. Oh, siamo pronti. Colazione fatta con una brioche meravigliosa. E adesso si inizia. Facciamo vedere i cosi di otto. No, il divano. Il divano è ancora qua. Bellissimo. Ha cambiato faccia con la, il, con la canalina e il coso di otto. Va bene. Bellissimo. Allora, noi adesso ci andiamo ad attaccare alla messa a terra e non tocchiamo nulla dell'impianto elettrico esistente, ma andiamo a tirare praticamente delle prolunghe con delle ciabatte che metteremo lì, lì che poi già ci sono, ma noi le sostituiamo, e una in bagno. Qui c'è tutto il necessario, illustra ai nostri. Io dovrei illustrare, sì. Tu sei maestro, io non mi permetterei mai di illustrare al posto tuo. Qua abbiamo preso le fascette che servono sempre, la scatola per nascondere i collegamenti, le ciabatte, un po' di morsetti. Questo è un tester che però è mio. Questi cosa sono? Morsetti. Morsetti, quindi poi i chiodini per piantare i cavi di muro e 40 metri di cavo. 40 metri di cavo e basta, perché poi il resto è... Adesso, giusto per fare un po' di martellate, dobbiamo forare il muro qui per far passare il cavo da una parte all'altra. Giusto? Giustissimo! Bene. Niente, dicevo che sostanzialmente io sto togliendo la parabola, che non è cosa molto semplice. E dove la metti poi? In cantina, anche quella. Giusto. Guarda là. Allora, qua... Sono pronti i buchi qui. Qui sono pronti per far passare i fili. E lì pure. Qualche martellata e il buco c'è. Poi chiaramente quando si martellano i forati è chiaro che dall'altra parte si sbraga il muro. Però vabbè, va stuccato. E vabbè. Abbiamo messo i fili lì che escono, adesso li stiamo fissando, qui sono fissati al muro, qua passano attraverso, vengono fuori di qua, qui ci sarà una ciabatta, questo fa tutto il giro, va su di lì, scende giù, gira, va di là e là ci sarà un'altra ciabatta. Allora? Ci sta la citazione di Frankenstein Junior. Vedere. Sì, può fare! Adesso bene! Sì! Può fare! Si è ammata di 30 km. Allora c'è questa collegata. Esatto. Che fa tutto il giro. E adesso andrà fissata un po' sopra, meglio. Sopra sì, ma... perché erano finiti i chiodini. Li compreremo. Lì sotto, poi c'è questa. Va direttamente dentro. Qui i due cavi fanno il giro,
vanno su, entrano nel mobiletto, poi in bagno c'è questa qua che va lì, lì c'è un buco nel muro gigantesco, ma lo ripareremo. E qua guardate com'è ordinato. Qui c'è il magneto termico con i cavi, messa a terra condominiale, scatola di derivazione, perfetto. E come sempre un lavoro fatto coi fiocchi. Sì. Chiudiamo. Bene. Quindi gli chiediamo come di sempre, mettere, esatto, gli chiediamo di iscriversi, di mettere like. Di mettere like, soprattutto di iscriversi al canale mio e tuo, a Francesco Zini Official, Alessandro Veloli Geo Channel. Non so se ci saranno altre puntate. Sì, può essere. Magari scatta qualche altra. Beh, puntata. I buchi nei muri vanno pur riparati. E non è che, cioè, se vediamo qua, sembra che probabilmente vanno riparati. Così facciamo una puntata sugli stucchi e i cementi a presa rapida. Esatto. C'è sempre di cui parlare. Sì, sì, sì. Bene. Poi qua fuori c'è il divano. Perfetto. Le finiremo tutte col divano, le puntate da te. Va